Benvenuti, sono Maurizio Poli, siamo già nel nuovo anno, nel 2021, il 4 di gennaio, e vi accogliamo ancora con Finanziaria Mente. Io sono Maurizio Poli, come dicevo, educatore e consulente finanziario, e ho una puntata ancora speciale, la buona cucina e la buona finanza, e con me ho ospite, graditissimo, veramente gradito, un amico, lo chef Ludovico Cominardi. Benvenuto chef. Ciao a tutti. Eccolo qua, ciao Ludovico, grazie che sei qua da noi. Ci fa piacere. È un piacere per me averlo perché ho sempre assaggiato la sua cucina e il suo estro, la sua fantasia, la sua capacità di comunicare con i clienti è quello che vogliamo trasmettere di positività in questo anno che iniziamo a percorrere. Non sono da solo qui alla mia sinistra e ci sono con me Giusy, eccola qua, Giusy Buondelli. Buongiorno a tutti, buon anno, benvenuti. E poi invece abbiamo la Presidente dell'Università Popolare di Cremona, Alessandra Cappelli, benvenuta. Grazie, buongiorno e buon anno a tutti. Eccoci qua, vedete, siamo fortunati, vedo Ludovico, due bionde. Sì, due pelati. Due pelati, facciamo due spaghetti e andiamo avanti. Il concetto della buona cucina, il concetto della buona finanza. Ma andiamo subito dallo chef che vedo che qui ha già preparato... Cosa ci prepari oggi, chef, così come inizio d'anno? Allora, così per festeggiare un attimino il nuovo anno, ho preparato una faraona cotta a bassa temperatura con un ripieno di castagne e una salsina ai datteri. Una salsina ai datteri, però cosa vuol dire la cottura a bassa temperatura, cotta a bassa temperatura la faraona? Si fa una preparazione normalmente con una marinatura secca, poi si mette in sottovuoto e si fa cuocere nel roner, che è un bacioccolo. Ecco. Che tiene l'acqua alla giusta temperatura per parecchie ore. Per parecchie ore, quindi la carne è più... La texture cambia completamente. Cambia siamo completamente. Al boccone, il palato, senti qualcosa di diverso da quello che dovresti. Quello che percepisci. Piacevole. Particolare. Particolare. Dopo ci spiegherai l'assassino ai datteri. Abbiamo qui davanti a noi sempre lo sponsor Lucafè, che ringraziamo sempre. Abbiamo preso il caffè di inizio anno tutti quanti. Ringraziamo sempre il nostro sponsor. Giusy, la buona cucina e la buona finanza. Partenza del 2021, Giusy. Tutti ti chiedono sempre come sarà questo 2021, le previsioni, l'oroscopo della finanza. Ecco, no. Sai che a me non piace troppo accostare questo concetto, però chiaramente quello che mi ha dato spunto Ludovico nel fare la presentazione della sua faraone è la conoscenza dei materiali e la conoscenza della cottura. Ecco, una costante anche per il 2021 sarà la cercare di conoscere bene gli strumenti che possiamo scegliere, possiamo valutare per la nostra pianificazione finanziaria e quindi conoscendo le caratteristiche, conoscendo le potenzialità e comunque i risultati che possiamo ottenere, possiamo adattarli e metterli all'interno della nostra pianificazione per raggiungere gli obiettivi di vita e di finanza che vogliamo per noi stessi, per la nostra famiglia e per le persone a cui vogliamo bene. Quindi grazie Giusy, ma tornerò da te. Siamo in diretta sul canale 231, in streaming su www.welltv.eu. Siamo anche in streaming diretta sulla pagina Facebook di WellTV e di Your Solution. Abbiamo qui Alessandra Cappelli, la Presidente dell'Università Popolare Cremona. Non è un caso perché l'Università Popolare Cremona collabora con noi da parecchio tempo, collaboriamo con lei da parecchie iniziative, ma quest'anno siamo online. Ma i corsi vanno avanti, vero Alessandra? Certo, certamente. Bisogna adeguarsi ai tempi che cambiano e quindi quest'anno, lo scorso anno, ci ha dato delle sfide nuove e i corsi ovviamente continuano in modalità diversa rispetto alla nostra abitudine, ma comunque tutti con ottimo successo. Ottimo, perché con l'Università Popolare di Cremona, vero Giusy, corso di educazione finanziaria, vero Alessandra, tutte e due? Esatto, sì. Ci parlate un po' di questa esperienza, prima Alessandra, poi Giusy, dei corsi di educazione finanziaria presso l'Università. Sì, con appunto Giusy e Maurizio, quindi con la collaborazione di Your Solution, abbiamo attivato anni fa questo programma di educazione finanziaria per sensibilizzare ovviamente le persone sull'argomento, e questo programma prevede tante cose, tra cui corsi di diverso livello e di diversa tipologia, prevede dei convegni, prevede degli incontri e lo portiamo avanti da tanti anni con enorme successo e quindi riusciamo nel nostro intento in modo da portare conoscenza in questo settore dove spesso c'è molta confusione. Giusy?
Sì, aggiungerei che le persone che decidono di partecipare, di integrare la propria conoscenza, è proprio per avere una maggiore consapevolezza nel capire, nel comprendere innanzitutto anche quello che hanno vissuto in passato, le varie esperienze in ambito finanziario, positive ma soprattutto negative, perché sono quelle che poi in futuro ci bloccano, sono quelle che rappresentano il nostro storico, il nostro vissuto e che ci lasciano un segno, perché dal momento che è negativo sicuramente condizionano anche magari la nostra valutazione futura. O comunque bisogna lavorarci, ma è importante capire dove è stata la mancanza, dove è stata la carenza, quindi riuscire a comprendere meglio cosa vuol dire pianificare, riuscire a comprendere meglio in che modo fare le valutazioni e anche l'emotività che spesso viviamo in campo. Nel 2020 è stato un anno ricco di volatilità, di incertezza, e quindi comprendere anche quelle che possono essere le dinamiche aiuta anche per la pianificazione futura. E quando si parla di finanza, l'ho detto anche altre volte, ma lo ribadisco, non si parla solo di investimenti, non si parla solo di grandi patrimoni, si parla proprio di decisioni finanziarie, di pianificazione finanziaria, anche quando decidiamo di indebitarci, anche quando assumiamo delle decisioni che nel tempo hanno una ricaduta, perché dal momento in cui io devo decidere se fare un mutuo prima casa oppure no di 15 o 20 anni, è chiaro che il mio orizzonte temporale dei prossimi 15-20 anni. In quel momento sto facendo valutazione con una visione molto lunga. Ecco, questo è importante. Quindi l'educazione finanziaria e la conoscenza finanziaria per le nostre decisioni che riguardano la nostra vita e hanno un riflesso anche nella finanza. Grazie Giusy, grazie Alessandra, però qui sento già del profumo. Chef, cosa abbiamo combinato qui nella padella? Ovviamente ho detto che era una faraona ripiena, ma ripieno non l'ho messo nella faraona. Ah, non l'hai messo nella faraona! Lo tengo in parte e faccio delle polpettine. Vediamo queste polpettine a favore di camera. Eccole qua, tirala su una con quel strumento lì particolarissimo. Pinzetta. Quella per le sopracciglia. Quelle sopracciglia, ecco qua la polpettina. Che è il ripieno della faraona, eccola. Esatto, qua. Un ripieno classico bresciano. Cioè, come lo fai? Quindi, grattato, nel mio caso ho usato... Fai vedere la polpettina adesso che si può vedere diretta. Che ho fatto io. Sì. Eccola qua. Uova, le uova del gallo. Sì. Il gallo si sa che fa le uova. Esatto. È un mio carissimo amico del Castelletto di Leno che mi porta le uova. Come si chiama il tuo amico? Matteo Favagrossa. Lo salutiamo, grazie. E poi ho messo il burro, un po' di brodo della faraona, dei ritagli della faraona e le castagne bollite. Quindi è già, si sente già il profumo comunque qui, eh? Però stai toccando già i prodotti. Tu hai detto il mio amico mi porta le uova. La ricerca del prodotto. Sì, perché io ho un piccolo ristorante. Dove? Non ce l'hai ancora detto? Dove? A Montichiari, che sorpresa. Che sorpresa, Montichiari dove esattamente? Via Agnetti 1A dietro. Quindi per arrivare a Montichiari? È una traversa di via Brescia che è la principale. Quindi si trova dietro il supermercato che c'è lì? No, c'era un supermercato una volta, adesso c'è una macelleria, ecco. E il caffè doppio che... Okay. Facciamo pubblicità al mio amico. Va bene, va bene. Visto che i tempi molto difficili, esatto, della ristorazione, dei bar e quant'altro, ci tenevamo a portare una testimonianza piacevole del mix della finanza e la cucina e lo chef Ludovico a Montichiari. Dopo andremo sul numero di telefono, perché è una cucina particolare, open space. Sì, sì. Mi si vede far tutto. Come adesso? Ho dipendenti, quindi faccio anche il servizio al tavolo, interagisco con il cliente, che non è più un cliente, diventa quasi un utente del servizio, un commensale, e cerco di fargli passare minimum 3 ore di quelle. Quindi è piacevole, sì, mi rilasso, vengo lì. Devi rilassarti perché si corre troppo, bisogna sì trattare i prodotti con la giusta conoscenza, ma anche trattarsi bene. Quindi assaggiare, sentire cosa sto mettendo in bocca, esatto, capire il cibo e rilassarsi. Sì. Quindi è molto importante. Lo chef è importantissimo. Comunica con i suoi clienti in diretta, certo, e vedono cosa sta facendo. Esatto. Come adesso, molto bello. Giusy, è importante comunicare con i clienti? Eh sì, mi ha proprio riportato alla mente la relazione che c'è con il cliente, anche nell'ambito della consulenza. Il fatto di riuscire ad abbattere con la relazione, col dialogo col cliente, con la comunicazione, di riuscire ad abbattere le barriere di chiusura e quindi di riuscire ad entrare nella sfera più diciamo confidenziale con il cliente e quindi parlare di quelli che sono i propri progetti e i propri obiettivi. Ma dicendo questo, si dice con poche parole si dice tantissimo, perché
Spesso poi quando si abbattono queste barriere, l'ultima parola che viene richiesta, l'ultima domanda che viene fatta è la parola rendimento, perché comunque si entra nella dinamica di quelle che sono i progetti di vita, i progetti della famiglia, i progetti dell'azienda, e quindi lì si entra nei tempi, nelle modalità, come si vorrebbe raggiungere l'obiettivo, in che modo e quanto tempo ci mettiamo a disposizione, quali sono le risorse messe in campo, cioè si entra proprio in una sfera di progettualità e di organizzazione più dettagliata. E davvero, come dice Ludovico, è un abbattere quello che è il momento di resistenza e quindi di entrare in confidenza col cliente, che deve sentirsi a proprio agio, deve sentirsi in un contesto in cui non c'è giudizio, in cui può chiedere informazioni, può approfondire tematiche, può riuscire ad avere degli approfondimenti che probabilmente prima non gli erano venuti in mente, oppure semplicemente non c'era l'esigenza di sapere alcune informazioni. Noi abbiamo una vita che è molto variegata, ogni anno della nostra vita, ogni fase della nostra vita cambia e abbiamo esigenze diverse, quindi a volte, probabilmente anche in esperienze precedenti dal punto di vista finanziario, non si è avuto la possibilità o non si è avuto la curiosità di approfondire alcune tematiche, alcune informazioni che magari invece in questo momento o in un futuro potranno servirci diversamente. Quindi importantissima la comunicazione, importantissima stabilire una relazione con il cliente. Quindi davvero. La parola fiducia c'è, Giusy? Assolutamente, fiducia, perché in quel momento il cliente si sta aprendo con noi, nel momento in cui come si rilassa a tavola con davanti a un piatto cucinato da Ludovico, sicuramente deve un attimino, non dico rilassarsi, ma quando è in relazione, quando è in appuntamento con me e che parla della sua pianificazione, in quel momento c'è fiducia, perché mi parla di se stesso e della sua famiglia. Adesso vado da Ludovico, poi torno da Alessandra, quindi la parola fiducia c'è anche nel... È necessaria. Mi affido allo scelto. All'inizio è sempre difficile, perché ognuno ha i suoi... Certo. Il suo modo di vedere anche la cucina. Io per esempio non ho un menù e faccio davanti al cliente, gli faccio il suo menù, quello che vuole mangiare, quello che preferirebbe mangiare. Preparo certo delle cose in base a quello che trovo al mercato, la stagione, quello che voglio anch'io di mangiare, perché se non ti piace quello che mangi non cucini bene, non ci metti un po' di... non si sente nel piatto, né? No, se rimane freddo il piatto, rimane fredda il pranzo, è tutto un po' sterile come... Quindi come la fiducia ambiente. Nel piatto, la fiducia, la passione, la competenza nella padella. Esatto. Quindi la tua specialità è accoglienza e fiducia. Sì, soprattutto. Sono una persona di fiducia nel senso che si siedono, mangiano, stanno bene... E non è poco quello che stai dicendo. Bellissimo. E dopo tornano. E poi tornano. Questa è una cosa molto importante che ricerchiamo tutti. E poi la cosa che mi dicevi tu, importante per Giusy, per Alessandra, la famosa parola, il passaparola. Andate da Ludo a mangiare, perché... Assolutamente. Vai dalla Giusy, vai da Alessandra, perché? Perché poi il passaparola è, sotto questo punto di vista, migliore come forma pubblicitaria, perché sei tu che dici a chi capisce. E abbatti la barriera. Esatto. Subito. Mi hai già portato avanti il lavoro. Mi piace molto Ludovico, anche perché è il mio taglio di capelli. Alessandra, dove si trova il tuo sito? Così tanto per dare un indirizzo a chi volesse frequentare i tuoi corsi. Certo, il nostro sito è www.università, ovviamente senza accento, popolaredicremona.it. Universitapopolaredicremona.it, dopo magari se la regia ha tempo lo troverà, universitapopolaredicremona.it, e ci sono i corsi anche di cucina da te. Certo, certamente. I corsi di cucina da noi hanno molto successo, ne abbiamo sempre di nuovi, ma il nostro cavallo di battaglia è il corso ABC Cucina, che è un corso biennale, dove si parte dai primi rudimenti, quindi adatto anche a persone che cucinano poco, e che quindi non hanno molta dimestichezza tra le padelle, ma anche a persone che effettivamente già attualmente cucinano, ma che hanno bisogno di uno sprint in più. Quindi è il corso di cucina, diciamo così, per eccellenza, che ti permette di avere quella padronanza e quella conoscenza della materia in modo da cucinare al meglio sia i piatti della tradizione che i piatti innovativi. Poi l'offerta cambia, nel senso che tutti gli anni abbiamo cose diverse. Quest'anno abbiamo anche lo street food, abbiamo fatto corsi di
sulla pasta, sulla pizza, sul pane, sulla pasta. Nonostante le problematiche, l'università va avanti. Sempre, per forza, certo. Bene, bene. Ogni difficoltà è una nuova sfida. Ecco, Giusy, è importante questo. Programmazione e pianificazione per il 2021, Giusy, non ci sono ricette particolari, anche tu la ricerca dei prodotti, la ricerca delle soluzioni per i clienti per il 2021 che è iniziato oggi, che è il 4 di gennaio, Giusy. Beh, il primo suggerimento che do ai clienti è cercare di riflettere su quello che è l'attuale situazione in cui si trovano dal punto di vista finanziario e cosa innanzitutto e riflettere su quello che potrebbe essere il loro obiettivo, ma anche cosa sono loro, nel senso proprio di capire qual è il loro profilo di rischio, anche quello che si aspettano da se stessi e quello che vorrebbero per se stessi nel futuro. Ludovico ha detto, quando io conosco un cliente, quando un cliente si siede da me, ovvio io ho preparato delle cose, ma mi piace parlare con lui e sentire cosa ha voglia di mangiare. Ecco, il cibo, come nell'ambito della finanza, ci sono delle cose pronte, però tutte le cose che magari sono pronte vanno poi adattate a quelli che sono i gusti dei nostri clienti. Quindi gli strumenti sono strumenti finanziari con delle caratteristiche, vanno conosciute per sapere esattamente cosa si ottiene se si fa una obbligazione piuttosto che un'azione, piuttosto che un fondo comune, piuttosto che un fondo pensione, cioè va conosciuto in termini di caratteristiche oggettive. Ma poi l'insieme, la ricetta, come fa Ludovico in cucina, la ricetta, la pianificazione, l'insieme delle decisioni, delle valutazioni che vengono fatte in ambito finanziario, creano qualcosa che è assolutamente personale, creano qualcosa fatto su misura per noi stessi in quel momento in cui stiamo facendo la valutazione, con l'occhio che va a 5 anni, a 7 anni, a 20 anni quando si parla di previdenza, perché poi ognuno di noi, a seconda dell'ambito in cui pianifica, ha degli orizzonti temporali diversi. Se ovviamente sto pensando alla mia pensione, chiaramente non avrò un obiettivo a 3 anni o a 5 anni, devo pensare a cosa voglio ottenere per avere il risultato, per avere il mio obiettivo tra 20 anni, e devo lavorarci nei 20 anni precedenti, devo capire cosa posso fare sia per rendere più facile questo percorso, quindi quanto accantonare, se devo accantonare di più all'inizio piuttosto che alla fine, piuttosto che adesso non posso permettermi un determinato accantonamento, quindi lo pianifico, ma non lo pianifico immediato, lo pianifico anche solo tra 2 anni o tra 1 anno, perché so che magari cambierà qualcosa nella mia situazione lavorativa. Cioè devo capire come fare la pianificazione tenendo conto delle informazioni, delle conoscenze che ho, sia in termini oggettivi ma anche in termini personali, quello che mi sento, quello che voglio io. Stessa cosa per una pianificazione finanziaria invece che magari riguarda l'investimento. L'investimento c'è un po' per tutte le misure. Abbiamo per esempio magari investimenti più di piccole dimensioni anche per i ragazzi giovani, per abituarli al risparmio, quindi magari un piano di accumulo, che sia un piano di accumulo al di fuori. In primis suggerisco sempre il fondo pensione, ma ammesso che comunque ci sia già questo tipo di soluzione, allora magari fare una piccola pianificazione di accumulo, di accantonamento attraverso un piano di accumulo capitale con un fondo comune. E questo abitua i più giovani anche al risparmio, li abitua anche a darsi una regola, quindi a darsi un metodo di risparmio e di investimento. Chiaramente poi questo tipo di strategia può essere utilizzata anche per patrimoni un pochino più consistenti, quindi dipende da quello che vogliamo e da come, da quali strategie, da come vogliamo fare la nostra pianificazione. Questa è la premessa, al di là di qualsiasi strumento, della strategia prudente piuttosto che bilanciata, piuttosto che aggressiva, voglio entrare sul mercato azionario, cioè in premessa bisogna fare tutto un preambolo di conoscenza e di riflessione che è fondamentale, perché poi quando ci saranno momenti più delicati, come sono stati nel 2020, momenti delicati a marzo e aprile, quando ci saranno momenti più delicati noi ci ricorderemo di quelle che sono state le motivazioni e le valutazioni che abbiamo fatto per cercare di mantenere quello che abbiamo pianificato senza farci prendere dall'eventuale panico, dall'eventuale agitazione di una situazione imprevista che possa essere un mercato magari che improvvisamente va giù piuttosto che una notizia negativa. Ma se noi comunque teniamo presente il nostro orizzonte, il nostro obiettivo, sicuramente questo ci aiuta, non dico a non sentirlo, però
a riuscire a rielaborare questo concetto tenendo presente le nostre motivazioni. Grazie Giusy, quindi il 2021 nella fiducia, nel mix di soluzioni per i clienti, ma torno un attimo dallo chef, poi torno ad Alessandra, qui abbiamo già tirato fuori qualcosa. Sì, tempi, sì, ho tirato fuori le mie polpettine di ripieno, gli scaloni in agrodolce che ho già preparato. Sento un profumo delizioso. E sto facendo colorare un attimino la pancetta che ho avvolto la... nella quale ho avvolto. Faragliona. Presidente, non sorrida troppo perché toccherà a lei poi fare l'assaggio in diretta tra qualche minuto. Direi che è fortunata. Io chiedo volontaria. Presidente, trova delle assonanze anche lei allora che in questa mix di cucina e finanza. Che è così. Sì, allora innanzitutto vorrei collegarmi al discorso della consulenza perché è una cosa comune secondo me nel settore professionale perché è così anche nei corsi. Nel momento in cui una persona vuole fare un corso ha sempre bisogno di una consulenza per capire effettivamente se il corso che ha scelto è adatto oppure a volte in base a quelli che sono gli obiettivi che le persone hanno si devono consigliare nel miglior programma formativo. Quindi sicuramente l'attinenza della consulenza la ritengo utile in tutti i settori. Dopodiché la pianificazione penso che sia fondamentale nella vita di tutti i giorni e nelle varie professioni perché appunto il 2020 dovrebbe tra le altre cose averci insegnato proprio questo, quindi avere una pianificazione a lungo termine ed eventualmente poi cambiare le modalità di erogazione di questa pianificazione di quello che si fa, però sicuramente bisogna prevedere che cosa faremo domani, dopodomani, tra un mese e dentro fine anno, perché pianificando riusciamo in questo modo a raggiungere tutti i nostri obiettivi, che siano personali oppure che siano lavorativi. Grazie Presidente, grazie Giusy, però intanto chiedevo una piccola gentilezza alla regia, se riusciamo poi a inquadrare il piatto qui, abbiamo messo... Non è ancora fatto. Ci siamo quasi, ho sentito i datteri qui, erano datteri questi? Sì, quelli sono datteri tagliati un po' grossolanamente, sì. Un po' di creme fraiche e c'è sotto un po' di jus di carne, il succo di cottura della faraona. Cioè, quindi liquidi che ha lasciato durante la cottura a bassa temperatura. In cucina si usa tutto, sì. Bisogna abbinare. Io ho una pagina Uomo che cucina, ma non sono uno chef e quindi lo chef interpreta secondo i suoi gusti, la sua capacità, certo. E la sua professionalità. Notate questa di Ludovico, da provare assolutamente. Giusy, vuoi già dare un piccolo viatico per il 2021? Così un augurio alle persone che si approcciano a questo anno che sarà di cambiamento, sarà di rinnovamento, sarà di ripartenza, dobbiamo ripartire. Certo, bisogna avere l'energia, la forza e soprattutto la positività di reagire a questo momento come il 2020, un anno ormai passato, ma che è stato un anno veramente che ci ha messo dura prova. In primis a livello emotivo perché ci siamo sentiti minacciati dal punto di vista della nostra sicurezza, della nostra salute personale, quindi sicuramente questo ci ha scaricati molto, quindi sicuramente essere positivi e cercare di approfittare di questa fase, diciamo, di ripartenza per riconsiderare un po' tutti gli aspetti. Ovviamente con me potrete riconsiderare i vostri aspetti finanziari e sono a vostra disposizione, volentierissimo, e ripartire innanzitutto dalle informazioni. Vi suggerisco, al di là del processo di pianificazione, assolutamente di conoscere ciò che vi viene proposto, di capire le caratteristiche, di capire ciò che vi viene detto in ogni aspetto, oltre al rendimento, cioè io direi proprio le caratteristiche, gli aspetti, cosa state facendo nel prendere una determinata decisione finanziaria. Grazie Giusy, un buon 2021 col sorriso. Alessandra, un tuo messaggio per il 2021, Presidente. Il mio messaggio per il 2021 è quello di non mollare, quindi di avere sempre fiducia in se stessi e nel proprio lavoro, perché penso a tutte le attività e quindi a tutta l'economia del nostro paese, soprattutto alle attività che hanno subito maggiormente questo periodo strano, quindi il fermo, la chiusura. Sicuramente reinventiamoci e con entusiasmo andiamo avanti, perché solo in questo modo possiamo far ripartire la nostra economia. Buon 2021 quindi. Grazie Presidente. Lo chef ha già impiattato, ecco, chiediamo alla regia che farà vedere. Prigo, tenga. Tengo, ma guarda, faccio vedere qua, eccolo qua. Eccoci.
La regina ce lo inquadrerà. Senti il profumino, presidente. Buonissimo. Guarda che cos'era questa spolverata qua, perché il colore. La pelle dei pomodori che io faccio essiccare e dopo frullo. Faccio la polverina. Uno spettacolo di colori, di profumi, una forchetta, chef. Oui, monsieur. Oui, chef, attenzione in diretta, prego. Che ha fatto il cuore. Il cuore, ha fatto il cuore. Messaggio subliminale, i chef sono pericolosi. Sciocchina. Eccola qua. Non so che cosa assaggiare. Assaggia quello che vuoi, siamo in diretta, quindi abbiamo qualche minuto proprio per dire... Questo che è il ripieno. Poi c'è la chiusura. Buonissimo. La faraona, pezzettini di faraona, appena... che dopo la andiamo a assaggiare, dopo, aspetta, finita la puntata, assaggeremo tutto, non vi preoccupate. Eccola qua la faraona, cotta a bassa temperatura da Ludovico, Montichiari. Ce la posso fare? Oddio, buonissima. Benissimo. Super. Dopo andremo a finire un tuo messaggio positivo. Venite a trovarmi a Montichiari, sì, quando riapriremo. Ma sì, che va. Dobbiamo riaprire. Ma per forza. Riaprire. Venire a gustare i prodotti direttamente da te a Montichiari, certo, col tuo sorriso, con la tua capacità di accogliere. E un bel bicchiere di vino. Sì. Quello è giusto, assolutamente. Ci siamo dimenticati oggi il vino, perché il vino è importante nel mescere. Ma dopo i bagordi di Natale. Un po' di calma. Il mio messaggio per il 2021, la regia mi dice che mancano pochissimi secondi alla chiusura della puntata di inizio anno di Finanziariamente. Sono molto contento di aver avuto ospite Ludovico per questa puntata della Buona Cucina, la Buona Finanza. Ringrazio tanto Giusy per lo spunto anche che mi ha dato di trovare questo abbinamento tra la finanza e la cucina, per le riflessioni che stiamo facendo anche velocemente sul concetto di finanza. Mi ha sempre supportato in questa trasmissione. Ringrazio il presidente dell'Università Popolare di Cremona che ci supporta e ci ha sempre dato opportunità di comunicare, di portare la nostra conoscenza nei suoi corsi e nelle sue stanze di insegnamento. Però chiedevo magari una volta magari di fare una serata con lo chef all'Università Popolare. Volentieri. Vi saluto, vi salutiamo, vi auguriamo insieme un buon 2021 e alla prossima. Auguri ragazzi. Auguri, ciao. Buon anno. Buon anno.